Eccoci qua per il sesto appuntamento con Road to Final Four del Monte Coppa Italia, peraltro un sesto appuntamento che ormai è praticamente quasi vigilia perché siamo lì per giocare. Con noi c'è Daniele Lavia, dopo ci scherziamo un po' su quello che penso su questa tua stagione. Intanto benvenuto. Grazie mille, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. Ti ho messo subito a tuo agio, ma tanto so che tu sei molto pratico di social, so che con Cavuto fate anche delle trasmissioni in diretta dove Esatto. peraltro date bombe di mercato e so perché me lo raccontano che siete sempre lì a dire che i giornalisti vi devono seguire a boccare alle bombe di mercato. So che vi divertite, so che vi divertite. Ma no, noi bombe di mercato non ne diamo, ma ci divertiamo più così, ecco. Più che altro una sorta di passatempo, ecco, soprattutto la sera, quando vogliamo staccare un po', divertirci, chiacchierare anche un po' con altre persone. Sì, diciamo che questa era social, soprattutto per voi giovani, è sicuramente un'altra stagione, un'altra stagione. Senti, 22 anni, nato a Cariati. Innanzitutto ti chiedo cosa fai a Trento, ma cosa fai nel nord Italia che tu sei nato sul mare? Cosa faccio? Vengo qua per giocare, divertirmi. No, io sono nato a Cariati, ma da sempre abito Rossano, anzi ormai Corigliano Rossano. Devo dire che prima di venire qua ero un po' scettico perché appunto abituato al mare, non sapevo cosa trovare, la temperatura soprattutto era il mio problema, però devo dire che qua si sta bene. Conosciuto una montagna di persone anche al di fuori della pallavolo ed è sicuramente una cosa positiva per appunto per staccare dalla pallavolo che credo che sia una roba importantissima. Beh, dopo la nebbia di Modena, dai, diciamo che la montagna trentina è sicuramente un buon toccasana, un buon toccasana. Dirò, Senti, a Modena non c'era tantissima nebbia quell'anno lì. perché Non ti c'era sei nessuno mosso? perché era esatto. Era durante il lockdown, quindi anche lì non c'era nessuno. Non l'ho vissuta come sto vivendo ora a Trento, però mi hanno raccontato un po' di cose. Non ti sei mai trovato con la macchina in una strada senza linea di messeria nel buio e con la nebbia? Sei Per stato fortuna fortunato. no. Sei stato fortunato. Corigliano, Materdomini, Castellana Grotte, Ravenna, Modena e Trento. Questo è il tuo percorso pallavolistico. Peraltro con Corigliano notavo anche che avevi accettato di stare nella squadra, eri giovanissimo, anche in B1, quindi insomma sei quasi un fedelissimo di queste squadre. Ma sì, vabbè, Corigliano è praticamente 10 minuti da casa mia, quindi avevo 14 anni il mio primo anno di Serie A, quindi in Serie B ne avevo 15. Pur di giocare a questi livelli avrei fatto di tutto, mi hanno dato questa opportunità e l'ho presa al volo. Dico che se dovessi tornare indietro lo rifarei. Senti, adesso sei arrivato a Trento, Trento che peraltro quest'anno ti ha già regalato intanto una soddisfazione, pronti via la Supercoppa italiana, quando forse tutti non credevano che Trento avrebbe potuto ottenere da subito questo risultato. In più, giocate con un modulo che all'inizio, ma voi lo sapevate già che avreste giocato così perché Angelo ve l'aveva detto, Angelo Lorenzetti, vostro allenatore, ma un modulo che ha stupito tutti noi osservatori esterni. Tu come ti trovi in questo modulo, con i tre schiacciatori, finto opposto? Ma all'inizio secondo me ci hanno preso un po' per pazzi, Grazie. perché i tre schiacciatori è da tanto che non si vedeva, se non appunto per necessità. Abbiamo portato avanti questo modulo che ci ha subito dato una vittoria alla Supercoppa, e da lì squadra che vince non si cambia, come si suol dire. No, sinceramente io mi trovo bene, io mi sono sempre messo a disposizione della squadra. Poi comunque mi piace giocare con questo gruppo, con questa gente, quindi stare in campo con loro è sicuramente un qualcosa in più. È stato difficile trovare un po' gli equilibri, perché non è normale che uno schiacciatore attacchi da seconda linea in posto 1, infatti inizialmente giocavamo un po' a metà rete, come si suol dire. Poi piano piano, ora stiamo viaggiando, abbiamo trovato il nostro ritmo, il nostro equilibrio e speriamo di migliorare sempre di più. Ho visto che Angelo di tanto in tanto ti dice di tirare su quella palla, forse a volte eri un po' frenato all'inizio, vedo che spesso e volentieri ti dice tira, tira. Ma sì, certo che sono frenato perché per me sono direzioni di attacco e angoli completamente diversi.
sicuramente alcune direzioni mi mancano, però stiamo lavorando anche su quello. E poi mi dice sempre di tirare, perché io storicamente nel mio piccolo facevo sempre quei pallonetti spinti lì che davano un po' fastidio, a lui non piacciono per niente. Dice: guarda, piuttosto ti prendi una murata nel metro, ma il pallonetto come non lo fai? E quindi dice sempre tira. Senti, Lorenzetti dopo la Supercoppa ci disse, un po' anche per tranquillizzare l'ambiente: sì, abbiamo vinto, le altre non erano pronte, per una squadra come la nostra sarà già complicato arrivare a una Final Four di Coppa Italia. Invece siete terzi in classifica, a pari addirittura con Civitanova in questo momento, anche se la Lube ha qualche partita in meno, il Covid non ci ha aiutato quest'anno a stare al passo. Siete in Final Four di Coppa Italia e siete una realtà bellissima. Ma siamo sicuramente una gran squadra a livello proprio di amalgama, perché stiamo veramente bene insieme, ci divertiamo, appena abbiamo qualche minuto libero cerchiamo di fare qualcosa sempre insieme, e questo sicuramente ci aiuta durante gli allenamenti in campo. Tutti sono pronti e vogliono dare il 100% quando vengono chiamati in causa, tutti in allenamento danno il 200%, quindi sicuramente questo è un fattore in più. Ovviamente all'inizio dell'anno la Supercoppa è arrivata, perché comunque sì, è stata un po' inaspettata Perugia, perché comunque diciamolo è la favorita un po' a vincere tutto. Perugia non era in forma, ancora non aveva trovato il suo equilibrio, però ora sta viaggiando, si vede, ormai c'è una schiacciasassi, come si suol dire. Noi piano piano cerchiamo di raggiungere quel livello, è difficile, molto difficile, però ci proviamo. Senti, a parte che Colacci e Giannelli ci hanno detto no, non ci sentiamo favoriti, questo ruolo lo date voi giornalisti, in realtà vedo che poi anche tu concordi con me che quella squadra con quell'organico che ha è sicuramente una delle squadre favorite. La seconda semifinale è la vostra, giocate contro Milano, dai, parliamo un po' di questa del Monte Coppa Italia, innanzitutto Perugia-Piacenza e poi dopo Trento-Milano. Ci sono già state delle sorprese, no? Modena e Civitanova fuori. Sì, sicuramente queste sono state le sorprese maggiori di questa Coppa Italia, di questa Final Four. Non è scontato essere appunto nella Final Four, e si vede appunto che Civitanova e Modena in quella giornata appunto dei quarti non erano in forma e ci hanno lasciato un po' spazio al gioco di Milano e Piacenza, che appunto se la sono meritata, perché giocano una pallavolo veramente veramente bella. Non è scontato essere lì, non è scontato passare il turno, quindi secondo me non ci sono favorite, a parte Perugia che parte da favorita oggettivamente, cioè è una delle squadre più forti del mondo, quindi noi siamo lì, giochiamo la nostra partita come la nostra gara come sempre. Ovviamente la pressione c'è, comunque un po' di pressione essere lì è bello, giocare una finale di Coppa Italia non è da tutti, una semifinale scusa di Coppa Italia non è da tutti, e proveremo a dare il nostro meglio. Milano è una super squadra e nelle ultime 10 partite si vede che sta facendo veramente grossi numeri, quindi noi dobbiamo stare comunque concentrati con la testa lì e cercare di fare il nostro gioco tranquillamente, e poi vediamo come andrà a finire. Senti, ci sarà anche il pubblico finalmente, un 60% all'Unipol Arena è una bella quantità di pubblico, ti manca un po' questa sensazione? Sì, mi manca sì, perché il pubblico a livello, cioè per lo sport è tutto, sentire le persone che urlano, le persone che applaudono, le persone che ti fanno contro anche, è una roba bella. L'ultima volta che abbiamo giocato con pubblico è stato appunto la finale dell'Europeo ed è stato emozionante. Piano piano speriamo di tornare al 100%. Senti, una cosa curiosa, prima della Supercoppa, che è stato il primo trofeo tuo a livello assoluto di club,
il primo trofeo assoluto da senior, diciamo, quindi tralasciando un argento europeo con l'under 19 e un argento mondiale con l'under 21, è stato proprio l'europeo, cioè pronti via, una delle prime cose che vince è un europeo assoluto che l'Italia non vinceva da anni, anni, anni. Io ero veramente più giovane quando abbiamo vinto l'ultimo europeo a Roma, per fortuna siete arrivati voi. Ma partire così pronti via cosa vuol dire? Che bruci le attese, adesso cosa puoi fare? Ma noi dobbiamo essere, secondo me, molto forti mentalmente, perché abbiamo vinto questo europeo, sì è vero, in modo completamente inaspettato, con un gruppo completamente diverso, ringiovanito, con uno staff completamente diverso. Era inaspettato, perché oggettivamente era inaspettato, però è anche vero che abbiamo giocato una pallavolo di altissimo livello, abbiamo giocato una pallavolo che veramente abbiamo dato filo da torcere a tutti, anche la stessa Serbia, che la Serbia, quando parli di Serbia di pallavolo non c'è bisogno di altre parole, ecco. Però ora dobbiamo essere forti a livello mentale soprattutto, perché abbiamo vinto questo europeo, è vero, però ci sono altre competizioni più importanti, più difficili. Ora le attese sono diverse, le aspettative sono diverse, la pressione è diversa. Sicuramente dobbiamo essere forti a livello mentale. Senti, una curiosità, secondo te il modulo di Trento è un modulo che è riproducibile anche in nazionale? Al di là dei nomi dei giocatori che ci sono e che non ci sono. Ma secondo me sì, poi ovviamente noi abbiamo, secondo me, un'arma in più che è Matei. Matei, quello che gli dai schiaccia, non nulla togliere a tutti gli altri schiacciatori italiani, però Matei è Matei. E lui in questo modulo sicuramente ci dà una grossa mano, toglie tante castagne dal fuoco. Però io credo che se ci proviamo, qualcosina ne può uscire. Ovviamente bisogna vedere un po' l'equilibrio, se si trova, perché non è scontato, non è facile. Senti, ma con un giocatore come Matei, che ormai è lì da tanti anni in giro per il mondo e ha ottime qualità, come si integra con un gruppo giovane come il vostro a livello di italiani? Perché i due serbi sono giocatori tutto sommato di una certa esperienza, Matei ha la sua esperienza, il gruppo italiano è bello giovane tutto sommato, no? Come fa lui a integrarsi con voi? Ma lui alla fine, come ha detto anche in tante interviste con noi, si sente giovane. Però lui è stato bravo, perché è bravo in realtà, a parte che è di un'umiltà incredibile, veramente ora si capisce perché è stato uno dei giocatori, se non il giocatore più forte al mondo per tanto tempo. Lui è stato bravo perché comunque ci dà tanti consigli anche a livello tecnico in campo, cioè non si isola, sta anche con noi, perché magari può capitare che quelli più giovani siano da una parte e quelli un po' più esperti dall'altra, però in questo gruppo non capita, stiamo tutti insieme, tutti ci divertiamo l'un l'altro, e credo che sia anche questo il motivo per il quale stiamo facendo questo campionato, ecco. Una cosa curiosa e bella è che hai detto i più esperti, non hai detto i più vecchi, insomma, quindi Matei magari ti ringrazierà. Senti, ti chiedo, se no domani mi prendono. Ti chiedo un'ultima cosa, l'ho chiesto anche ai tuoi compagni di nazionale, hai portato con te a Trento la medaglia della nazionale o l'hai lasciata magari a casa da qualche altra parte, dai genitori? Sì, ce l'ho a Trento, anche perché dopo essere stati da Mattarella e da Draghi siamo venuti direttamente qua, quindi con la medaglia l'ho portata qua. Ogni tanto la guardo ed è una bella cosa. Qualche bella emozione, sì. Sì, molto bella. Vincere l'europeo credo che sia una delle competizioni più difficili a livello mondiale. Vincerlo è difficile da spiegare, perché è un'emozione veramente, veramente bella, e soprattutto dopo aver fatto comunque non risultato a Tokyo. Che è stata anche una grande delusione, ecco. È stata una bella batosta. Comunque guarda, una cosa positiva è che quello europeo ha fatto sì che il movimento italiano potesse iniziare la stagione con il sorriso, per fortuna, perché ti posso garantire che una stagione dopo Tokyo sarebbe stata un pochino più dura per tutti. Invece, come vedi, sono passati mesi, abbiamo tutto il sorriso, siamo proiettati al futuro.
Il futuro immediato è questa del Monte Coppa Italia. Guarda Daniele, io ti saluto, ti ringrazio, ricordo solo gli appuntamenti. Alle 15.15 di sabato c'è Sierra Safety Conad Perugia contro la Gas Sales Blue Energy Piacenza. Alle 17.45 scendete in campo voi, Itas Trentino, Allianz Milano. Ti do appuntamento, ma ti dico la verità, l'ho fatto con tutti, quindi a domenica. E quindi, speriamo. Per par condicio l'ho fatto con tutti, poi lo faccio volentieri. Okay. Grazie mille, grazie dell'invito.